Buonasera a tutti, non vi vediamo, non sappiamo quanti siete, non sappiamo chi siete. Quindi, la prima cosa che vi chiediamo sarebbe di lasciare un feedback nella chat, dove magari scriveteci il vostro nome e la vostra qualifica, cioè nel senso ci piacerebbe sapere se stiamo parlando con colleghi, con genitori, scuola dell'infanzia, scuola primaria, cioè chi siete in qualche modo, magari anche se avete voglia di raccontarci quale funzione svolgete all'interno del vostro istituto, se fate parte di un istituto, una scuola privata, scriveteci quello che vi pare di voi, in maniera che noi abbiamo un po' un'idea di chi è la nostra platea, da chi è formata. Intanto io mi presento, sono Cristina Checchin, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia di un istituto comprensivo, quindi una scuola statale, e sono un'insegnante di sostegno. Qui io lavoro nella provincia di Venezia. Mi occupo di tante cose e sono venuta a conoscenza di questa associazione di Impara Digitale durante un'estate nel lontano 2012 e sono andata a Bergamo dove c'è la sede principale e c'è un bellissimo corso, un tablet, un summer school, scusate, un summer school e da lì è partita la mia esperienza e poi ho sempre collaborato con loro, poi ho conosciuto Lucia. E è nata questa bella amicizia, questa collaborazione anche così professionale e che ci collega da nord a sud, perché poi Lucia vi dirà, lei è un pochino più giù di me. Io sono, come vi dicevo, qui in provincia di Venezia. Lucia, ti lascio la parola. Salve a tutti, lieta di vedervi. Qualcuno ha visto in chat che insomma ci conosciamo già, ma comunque mi presento brevemente. Anch'io sono insegnante di scuola dell'infanzia, sono referente di Impara Digitale per il medesimo ordine scolastico. Lavoro da diversi anni, anch'io come qualcuno di voi, sto leggendo. Con le metodologie attive e innovative anche attraverso i dispositivi digitali. Mi piace mettermi in gioco, evolvermi insieme ai bambini, il cui cambiamento è ormai sempre in divenire in modo più veloce. Così mi piace dare ai bambini la risposta ai loro bisogni educativo-didattici, come Sì, tutte voi. chiudiamo. Sto collaborando con Impara Digitale da un paio d'anni per l'ideazione e sperimentazione di un nuovo modello della scuola dell'infanzia che oggi vi presenteremo, ma tengo a dire subito che si tratta semplicemente di una proposta che ha l'intento di condividere un nuovo modo di essere scuola. È una scuola dell'essere e non del fare, ci tengo a dire questo, e vedrete anche perché. Sarà un momento di confronto, non è un corso, non è un webinar, non dobbiamo dare istruzioni, ma solo spunti di riflessione, che sono rivolti a un ordine di scuola che spesso è stato bistrattato, poco considerato, o considerato in una mera ottica di assistenzialismo. Ecco, allora oggi cercheremo insieme, tutte noi, di dare qualità alla scuola dell'infanzia, quale fondamento dell'istruzione. Lo faremo insieme, come ho già detto. Nonostante non vi sia una possibilità di un confronto diretto, che ci sarebbe piaciuto di più, però vi daremo la voce attraverso la finestra sempre aperta che avete a fianco dello schermo, e in cui potrete scrivere tutti i vostri pensieri che arrivano man mano che presenteremo il modello e ci auguriamo possiate rispondere con assoluta verità nel bene e nel male alle domande più dirette che abbiamo preparato per voi e che ci serviranno un po' da guida per aprire questo tavolo di discussione. Ciò non toglie chiaramente la possibilità di poter rivolgere direttamente in chat le vostre domande più sentite in merito agli argomenti. Adesso iniziamo.
io condividerò lo schermo e vi dico come premessa, questa è una proposta che vuole essere innovativa nella misura in cui apporta dei miglioramenti qualitativi all'offerta formativa, apporta miglioramenti qualitativi alla relazione educativa, alla relazione con i bambini, alla relazione con i genitori, è tutta esperienza questa. Perché bisogna distinguere indubbiamente l'innovazione dalla novità. Qui non si sta parlando di una scuola che deve buttare alle spalle tutto ciò che c'è di vecchio, si sta parlando di un'innovazione, di un miglioramento, perché non sempre la novità apporta dei miglioramenti. Quindi Kids in Wonderland, che è il titolo del progetto, innalza per esperienza diretta qualitativamente l'offerta formativa e, come ho detto prima, anche la relazione educativa, che è al centro del nostro lavoro, non solo con i bambini, ma anche con i genitori, che sono sempre i nostri primi interlocutori, non scordiamocelo mai. Va da sé che questa proposta è una finestra, oggi è una finestra che si sta aprendo, poiché noi sosteniamo che per conoscere in modo meno approssimativo un oggetto, in questo caso un tipo di scuola che proponiamo, occorre sicuramente non solo leggere e studiare, ma anche fare formazione, e la stiamo preparando. Presto ci saranno dei corsi diretti e dei corsi di approfondimento su questo metodo passo passo. Dunque, questo contributo può diventare uno strumento più efficace se viene affiancato da una scommessa di metterci in gioco. Ecco, adesso io condivido e partiamo. Cristina, dammi l'ok quando si vede. Si vede tutto? Non ti sento, Cristina. Non ti sento. Ah, avevo disattivato il microfono. No, stavo dicendo che ho letto tutta la chat e siamo rappresentati, c'è rappresentata tutta l'Italia e c'è un piccolo buco al centro, perché abbiamo tanto nord, tanto sud e poi c'è un buco un po' al centro. E c'è già un commento molto bello che dice come non essere d'accordo nel dare dignità e spessore professionale al lavoro dell'insegnante dell'infanzia. Quindi puoi continuare, direi. Benissimo. Si vede la presentazione? Si vede tutto ok. Ok, bene. Kids in Wonderland. Questa è una proposta innovativa per la scuola dell'infanzia. È una scuola che vive il presente orientata al futuro. Vediamo in quale contesto nasce questo modello. Nasce dall'esperienza associata allo studio in sinergia e successivamente è stato integrato da alcune indicazioni che abbiamo estrapolato da una ricerca, digitale sì, digitale no. Voi trovate sul sito tutti i riferimenti di questa ricerca alla quale abbiamo lavorato con tutto lo staff di Impara Digitale e anche altri nomi importanti che fanno parte del mondo scolastico, vedrete, li trovate tutti sul sito e si riferiscono principalmente ai cambiamenti negli apprendimenti dei bambini nati nell'era digitale. Precisazioni. Apriamo delle piccole finestrelle. È un modello che vede la scuola non come giocattolo, ma una grande scuola formativa di base. È una scuola che è basata sul saper scegliere, sull'attivazione dello spirito critico, sull'intuizione di ciascuno, dell'insegnante, del genitore, del bambino, del collaboratore, del dirigente, di tutte le figure, le risorse umane, ecco, che fanno parte di questo mondo. E non ci sono schemi precostituiti, vedrete anche perché. Ma soprattutto è una pedagogia attenta ai bisogni dei bambini e delle bambine e che sta al passo con la loro evoluzione, così come vi ho detto quando mi sono presentata. Oggi assistiamo a uno scenario che è molto, molto veloce, è uno scenario dove questi bambini nati nell'era digitale, nati e cresciuti nell'era digitale, sono
con un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di apprendere, un nuovo modo di percepire la propria identità e di vivere le relazioni. Questo digitale, che oggi fa parte di questa quotidianità, ma di tutti, non solo dei bambini, anche degli adulti, siamo immersi in questo mondo che ha una comunicazione così veloce, dove le relazioni vengono mediate dai social, dall'uso dei dispositivi, dagli schermi. Ecco, e spesso assistiamo anche a un abuso soprattutto ad opera di questi bambini, perché ai noi molto spesso, lo dico anche come genitore, come madre, a volte non riusciamo a tenere tutto sotto controllo. E allora cosa abbiamo assistito e cosa abbiamo estrapolato dai dati della ricerca? Che durante la vita scolastica assistiamo a tante difficoltà negli alunni, e cioè c'è una diminuzione della capacità di attenzione, della capacità di rispettare le regole del vivere comune, di ascolto, di manualità, di riconoscimento delle proprie emozioni. I bambini come sono oggi? Sovrastimolati, irrequieti, a volte aggressivi, e recepiscono i messaggi solo troppo nell'immediato, tutto è subito, e perdono quindi queste caratteristiche innate invece della loro fantasia e creatività. E adesso vi chiedo molta attenzione a questa slide, perché questa slide sarà seguita da delle domande dirette che noi vi faremo e vi chiederemo di rispondere in chat gentilmente. Quindi qual è allora lo scenario oggi? I bambini e le bambine che situazioni affrontano? Dal punto di vista del cambiamento, affrontano questi mutamenti veloci nelle abitudini, nei giochi, nelle attività e nei ritmi di vita. Sul fronte della comodità c'è la cultura appunto del tutto e subito, e non c'è la capacità di saper aspettare. Li educhiamo poco da questo punto di vista. C'è tanta confusione, i bambini e le bambine sono sovraccaricati di informazioni, non riescono a fare ordine nei valori. E allora io vi chiedo, interroghiamoci oggi come adulti, così come stiamo vedendo, come se fossimo noi i bambini. Mi spiego meglio. Domandiamoci insieme. Rispondiamo su tutti questi tre fronti, vi daremo un po' di tempo. Io lasciamo la slide così ce l'avete davanti. Ad esempio, pensiamo al cambiamento nei bambini. La nostra sicurezza viene dal passato, quindi da tutto quello che abbiamo sempre fatto, o siamo pronti ad accogliere il nuovo che arriva? Come viviamo questo cambiamento? Come un'opportunità di crescita personale e professionale? Quindi opportunità, o lo viviamo con ansia e ci facciamo semplicemente trascinare da questo cambiamento? Pensiamo alla comodità. Io leggo, ma poi vi daremo il tempo di rispondere. Tu, Cristina, interrompimi se vado troppo velocemente. Siamo persone, insegnanti, genitori, che sappiamo aspettare? Oppure, pur di raggiungere subito i nostri obiettivi, andiamo dritti come un treno? A tutte le urgenze che si presentano dentro di noi, come rispondiamo? Sul fronte della confusione, siamo chiari con noi stessi? Cioè, la domanda classica, chi siamo e dove vogliamo andare? Abbiamo chiarezza dentro di noi in questo senso? Riusciamo a filtrare tutte le informazioni veloci che ci arrivano dalla società? Pensate adesso, con questa situazione dell'emergenza, del Covid, come siamo tempestati da tutti i fronti su queste notizie veloci, no? Che arrivano dal web, dalla TV, da tutto ciò che accade intorno a noi. Riusciamo a filtrare queste informazioni e prendere delle decisioni consapevoli? Oppure fungiamo solo da contenitori? Ci facciamo ingozzare e basta? Ecco, qualcuno sta scrivendo? No, per il momento non c'è nulla in chat. Diamo qualche secondo. Capisco che sono tante domande importanti, però
È proprio qui, è proprio questo il momento del confronto, è questo il momento dell'apertura al dialogo, soprattutto vedo che ci sono tanti addetti ai lavori. Quindi è importante che come insegnanti ci facciamo queste domande, che lavoriamo interiormente su noi stessi. Stanno scrivendo tanto, ancora. Ecco. Benissimo, opportunità di crescita professionale, dice Annalisa. Puoi anche motivare, Annalisa, il perché. Non è facile fare da filtro, è interessante il lavoro fatto su noi stessi come adulti accompagnatori, assolutamente sì, non è per nulla facile, ma non è impossibile. Più lavoro facciamo su noi stessi, più possiamo essere capaci di fare da filtro. Il cambiamento spaventa sempre, è anche un grosso stimolo, specialmente per chi lavora da molti anni, concordiamo perfettamente. Cambiamento e opportunità, comodità, aspettare un esercizio di vita, assolutamente, confusione è inevitabile. È chiaro, stiamo riflettendo proprio su quello che è la realtà, non su chi non si vuole presentare un ideale di scuola. Bisogna viverla la scuola, lo diciamo sempre quando riceviamo, e penso un po' che anche osservazioni sul lavoro della scuola. È una scuola a gioco, e allora io dico sempre: si deve vivere la scuola dell'infanzia per poterla capire. Sto leggendo, ci scrivono: personalmente mi sento pronta al cambiamento, sento che c'è proprio bisogno di un cambiamento. Per fare fronte ai nuovi bisogni, sicuramente un'opportunità di crescita, non manca una certa preoccupazione, questo ci accomuna tutti, Jenny. Sempre pronti all'innovazione, benissimo. Un po' ci fa paura, ma non sempre siamo pronti all'innovazione, e questo è vero. Scrivono, si lascia la donna. Un fiume. Sta arrivando un fiume. Sì. Ok, intanto vedo che la macchina sta partendo e quindi siamo contente per questo, continuate pure a scrivere, a noi poi arriverà tutta la chat, poi rimarrà in memoria, vi ringraziamo, intanto continuiamo ad andare avanti in modo tale che possiamo confrontarci in modo più intenso. Ecco. Siamo pronti ad accogliere nuovi di ansia, non sempre riusciamo a filtrare informazioni perché bombardati, ma ci proviamo. Ecco, che c'è che da Maurizio? Come quando diciamo sempre ai bambini, no? Non si dice non ce la faccio, si dice maestra ci voglio provare, questo è importantissimo, riuscire a far dire ai bambini maestra ci voglio provare nella società di oggi, che è la società della perfezione, è importantissimo. Se ci dobbiamo andare, noi ci possiamo andare. Ti dico, Lucia, che io sto leggendo velocemente e vedo che sta emergendo anche la tematica del lavoro di team, della collegialità e dell'importanza di condividere con i colleghi. E quindi questa cosa di cui io e Lucia discutiamo molto spesso, questi muri che a volte si trovano con i colleghi, perché magari qualcuno non ha questa capacità di... ci sono dei microfoni accesi che sento dei disturbi. Sì, chiediamo cortesemente di spegnere, grazie. E tra l'altro... Sì, noi vi chiediamo, perché noi questa cosa l'abbiamo sempre vissuta e lo troverete sempre, il collega che non vuole cambiare, il collega che è molto radicato, e non fatelo sentire sbagliato,
nel senso che un po' di radici vanno bene, dovete avere questa capacità di mantenere le radici però facendo crescere l'albero, cioè, e questa persona si sentirà anche valorizzata, cioè che si sentirà parte della scuola, si sentirà messo in gioco e un po' alla volta riuscirete a fare il cambiamento anche a queste persone più radicate nelle vecchie modalità, diciamo. Però non demordete, questo è quello che vi chiediamo di fare, lo sappiamo che è molto molto duro perché ci siamo passate, cioè noi ricordatevi sempre che quello che noi diciamo lo diciamo da colleghe e siamo contente di esserlo, cioè nel senso che anche noi molte volte ci troviamo a partecipare a corsi di aggiornamento o a dibattiti o a cose che sono fatti non dagli addetti ai lavori ma da gente al di sopra, e invece noi vedete che noi siamo proprio le vostre colleghe, io sono a scuola, questi sono i membri della scuola e quindi siamo persone che hanno le mani dentro, quindi se vediamo cioè potete dirci qualsiasi cosa che noi vi capiamo, vai Lucia, se no io troppo mi perdo assolutamente, grazie Cristina, mi scaldano il cuore assolutamente, grazie Cristina per questa precisazione, tra l'altro come vedete la collegialità è uno dei pilastri di questo modello, ma la collegialità è chiaro, è difficile ottenerla al 100%, cioè non tutti possiamo pensarla allo stesso modo, non tutti possiamo essere aperti all'innovazione, non tutti possiamo andare avanti mettendoci in gioco, perché appunto come anche ha scritto qualcuno, soprattutto per chi lavora da tanto tempo è difficile, perché la differenza, e ve lo posso garantire anche grazie agli incontri che ho fatto durante la mia vita professionale, che non è facile incontrare dei colleghi o delle colleghe così aperte mentalmente, ma vi assicuro che non dipende dall'età, dipende assolutamente ed esclusivamente dalla motivazione interiore. E sebbene non sia facile, questo lo capiamo perfettamente, così come vi ha detto Cristina, protagonismo dei bambini e delle bambine in ogni apprendimento, insegnante facilitatore, qui si ribalta totalmente il ruolo del docente, aiutami a fare da solo, che lo diceva già la Montessori tanto tempo fa. L'insegnante non è colui o colei che decide per i bambini, ma grazie ai feedback dei bambini, ai propri stimoli, allora riesce ad accompagnare i bambini e non a decidere per loro. Attenta cura della relazione con la famiglia, ne parleremo, multimodalità dell'esperienza di apprendimento attraverso diverse metodologie, non esiste un'unica metodologia nella scuola dell'infanzia, ma tante metodologie trasversali, non ci sono schemi precostituiti, non guide, non schede, vedremo anche questo, ambienti di apprendimento immersivi e digitale consapevole. Allora, puntualizziamo alcuni aspetti. La famiglia, questo è proprio frutto di esperienza diretta anche attraverso il periodo dei LEAD, dei collegamenti a distanza che abbiamo avuto durante il periodo del lockdown all'infanzia, no? La cura della relazione con la famiglia deve essere attenta, attentissima, io direi, perché il compito del docente qui assume un profondo significato di interazione come ponte tra famiglia e bambino. Ho detto all'inizio, sono i nostri primi interlocutori e vi assicuro e sono certa che anche voi potrete dircelo, che le famiglie non aspettano altro di essere ascoltate. E allora questo modello prevede anche un periodo di colloqui individuali che vanno anche fuori dal piano annuale, vanno fuori dagli incontri già stabiliti istituzionalmente. È perché è un periodo in cui la relazione può acquistare fiducia, può costruire una fiducia che è fondamentale nel momento in cui bisogna appunto vedere la relazione educativa che è formata da tre soggetti. È come un tripode, no? Se cade un piede un piede della struttura, cade tutto a terra. Quindi insegnanti, bambino al centro e genitori. E allora questi colloqui hanno lo scopo anche di
focalizzare l'attenzione sul ruolo genitoriale. Per quanto riguarda l'aspetto educativo didattico, bisogna condividere i genitori le proprie motivazioni educative didattiche e pedagogiche. Bisogna dare spiegazioni ai genitori, bisogna ascoltare nella misura in cui loro vogliono essere ascoltati quali sono le loro problematiche educative. Molta attenzione viene data al ruolo della madre e del padre nella crescita del figlio. Altra domanda diretta. Voi quali strumenti usate per costruire la fiducia con le famiglie? Aspettiamo risposte. Grazie. Vedo che qui qualcuno aveva continuato a scrivere. Ritenete opportuno, importante, far entrare in un certo senso nella vita scolastica le famiglie, mantenendo ovviamente sempre un ruolo di professionalità. Non bisogna confondere le cose, per questo si parlava prima di chiarezza nella confusione. Comunicazione, empatia, bene. Dialogo e la collaborazione, assolutamente sì. Cristina, ti vedo bloccata. Adesso mi vedi? Perché anche io ti vedo bloccata, io credo di avere poca connessione. Io ti vedo in immagine fissa. Ma non ti vedo. Credo di avere io una connessione un po' scarsa. Però vedo tutto, io vedo la tua presentazione, ti sento, vedo la chat che scorre. Scambi, colloqui individuali e scambi giornalieri, sì, anche se in questo periodo è più difficile avere il confronto giornaliero. Molto importante, confronto alla chiarezza dei ruoli, benissimo, condividere le esperienze, assolutamente. Anche se in questo momento è difficile, il rapporto quotidiano, feedback continui. Bene, vedo che comunque c'è grande apertura. Non è stato sempre così, Collaborazione e la gestione del distacco. C'è un lavorone da fare in questa fase. Non sempre semplice, mai nulla è semplice, ma è fattibile. Aiuto, qui scorre proprio come un fiume la chat, Cristina. Mi perdo qualche passaggio. Sì, però più o meno il concetto è espresso in modo diverso, però c'è sempre empatia, collaborazione, dialogo, quotidianità. Ecco, benissimo. Bisogna tracciare, come dice Lucia Raciti, un cammino chiaro con le famiglie, assolutamente. I paletti sempre, ma molta apertura. Molto, come vedete, anche abbiamo inserito queste immagini significative, cioè chiarezza nei ruoli genitoriali, che fanno proprio da sostegno, no? Come un ponte. Io dico sempre, i bambini devono attraversare un ponte tibetano nella loro crescita, no? Devono stare in equilibrio, ma devono sapere che nel momento in cui serve c'è il sostegno laterale dei genitori. E così la mano sulla spalla è come se l'insegnante faccia da sostegno in questa fase così delicata. Bisogna sostenere le famiglie, ma nello stesso tempo non permettere comunque che ci sia troppa invadenza, non so se mi spiego, in modo tale che comunque le famiglie, appunto, no, appunto come state scrivendo, abbiano chiaro il percorso. Benissimo, allora penso che possa andare avanti. Ci fa piacere, sì, che state volevo visitando. Sottolineare solo un altro aspetto che forse ti è sfuggito sulla, sì, che andava avanti: condivisione di un progetto educativo ed insegnare al bambino ad essere autonomo anche a casa. Questo sottolineavano. Assolutamente.
L'autonomia prima di tutto, autonomia che va intesa sicuramente non solo in termini fisiologici cosiddetti, no? Non solo che riguardino i ritmi circadiani, ma un'autonomia affettiva, così come si parlava prima del distacco. Importantissimo questa fase. I bambini impareranno, grazie appunto a questo sostegno anche, ad essere autonomi nel loro modo di essere, non solo nel modo di fare, di vestirsi, di mangiare e tutto il resto. Bene, andiamo maestre, avanti. Sì, maestre amiche, ma non troppo. Cioè, questa amica proprio, proprio quello che... Ma da, per tutto quello che avete detto, capite benissimo da sole, ma dovrebbe capirlo forse il mondo esterno più che noi, che penso che ne siamo già consapevoli, della difficoltà del nostro lavoro. Questa è una parte difficilissima del nostro lavoro, perché è proprio col bilancino che si instaura questo tipo di rapporto con le famiglie, è molto 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 delicato. Vai Lucia. Bene, ok, quindi andiamo avanti, passiamo agli ambienti di apprendimento. In questo modello l'ambiente scuola si struttura in un ambiente, così come avviene in tante altre scuole. È un ambiente che viene composto, scomposto, ricomposto continuamente. Si struttura e si destruttura, ma sulla base di cosa? Sulla base dei bisogni dei bambini, non sulla base del bisogno dell'insegnante. Questa è la chiarezza fondamentale. Sulla base degli obiettivi che si vogliono raggiungere alla luce dei bisogni osservati. Quindi questa trasformazione fa sviluppare i nuclei tematici in specifiche attività laboratoriali. E allora ci sono gli open space, che sono intesi come spazio, tempo, laboratori, dei veri e propri ambienti creativi interattivi, dove oltre a sviluppare le capacità relazionali e le personali anche, c'è la cooperazione delle emozioni, c'è la cooperazione nelle relazioni tra bambini e bambini, quindi tra coetanei, tra bambino e insegnante, tra insegnanti e insegnanti. E tutto avviene all'interno nell'ottica laboratoriale. Si è parlato anche nel titolo di questo incontro dell'ambiente immersivo. Noi abbiamo fatto una sperimentazione, anche siamo in fase di costruzione di un'aula immersiva, una cosiddetta stanza delle meraviglie. Queste foto che vedete sono una sperimentazione, un'aula è un'esperienza immersiva nella misura in cui i bambini entrano in contesti di apprendimento con un'intensità diversa dal solito, in modo tale da potersi anche estraniare in un mondo circostante per avvicinarsi al loro linguaggio. È un allestimento immersivo perché ci sono strumentazioni anche tecnologiche particolari, come lampade LED, come videoproiettori interattivi, che proiettano immagini alle pareti o che le proiettano sul pavimento. Ci si può rilassare, ci si può muovere di musica, si possono percepire odori, suoni, ecco, in modo tale che ci sia la possibilità di costruire degli scenari diversi, degli scenari immersivi e provare delle emozioni diverse. Durante questa sperimentazione io vi posso garantire che i bambini, anche da come vedete nella foto, si sono proprio rilassati, hanno provato delle emozioni veramente particolari. E allora, di nuovo, diventiamo bambini. Questi ambienti creativi rispecchiano il vostro modo di vivere, di essere, oppure sono distanti dalla modalità di vivere, gli spazi sia a scuola che a casa? Riguardo all'aura immersiva, potrebbe corrispondere ad esempio alla necessità dell'adulto di recarsi in una qua dove provare benessere. Durante l'esperienza, di cui vedete le immagini, c'era anche attivo un diffusore dove i bambini percepivano anche degli odori, come se fossero in una spa. Questi spazi di benessere per i bambini avvengono per voi nelle vostre vite?
È importante, li vorremmo tutti, lo so. Non date risposte scontate. Vorremmo tutti andare nella spa ogni giorno, forse, o almeno una volta al mese. Però proviamo a immedesimarci in un momento di benessere che provano i bambini a scuola. Lì creiamo questi ambienti, lì creiamo questi spazi, questi momenti, questi spazi-tempo dove tutto si ferma, dove si entra in un ambiente fantastico. E vi posso garantire che i bambini escono da questa esperienza in un modo davvero particolare, con emozioni molto intense. Vediamo se qualcuno risponde. C'è una domanda, Lucia, ti chiedono, sì. Ma non è una creazione fantastica che porta in mondi reali e tolgono la fantasia immaginativa? Allora, diciamo che in questo modo sembra un po', scusate, fatemi passare il termine, banalizzato, anche come se fosse un momento in cui i bambini si estraino dalla realtà con la televisione, con il tablet, con i giochi virtuali. Ma in realtà, io vi posso garantire, i bambini vivono un'esperienza diretta, loro sono là dentro, loro interfacciano, si muovono e interagiscono con ciò che accade attorno a loro. Qui, vabbè, vedete delle immagini che riguardano anche il gioco di ombre, le luci e le lampade a LED, gli odori, i suoni, i rumori non li potete avvertire, ma stiamo preparando anche dei videoclip per dare la sensazione, proprio per farvi dare una sensazione più diretta di questa esperienza. È, diciamo, un rispondere ai bambini attraverso il loro linguaggio attuale, il loro linguaggio di oggi. Anche perché, oltre a vivere momenti immersivi di relax, possiamo rapportare queste esperienze interattive, immersive, anche a dei percorsi di apprendimento, come ad esempio, posso fare un esempio, un videoclip che stiamo preparando, si riferisce ad esempio al mondo dello spazio, all'aspetto scientifico, al ritmo del tempo, giorno-notte, il sistema solare, i pianeti, ecco, essere tutto ai dinosauri, all'immersione nella natura, all'approfondimento della narrazione. Immaginate voi queste storie che noi raccontiamo proiettate nelle pareti, comunque il loro linguaggio. Quindi non è proprio un estraniarsi totalmente come se fosse una realtà altra, perché loro non percepiscono, loro percepiscono tutto, sono attività sensoriali percettive che vengono esperite dentro queste aule. Spero di avere risposto. Allora, altre due domande emergono. Allora, una ci fanno sempre è che le scuole non sono provviste di molto materiale, non ci sono i soldi per acquistare, come si può fare in una scuola statale costruire una cosa del genere? Bene, rispondo io e poi rispondi tu, Cristina. No, vai, io guardo le domande che stanno scorrendo e le riassumo, vai. Allora, io parto dalla mia esperienza personale. È nato da questa attività, è nata da una grande collaborazione con le famiglie. Io ho avuto l'opportunità di avere dei genitori che si sono prestati a procurarmi questo materiale interattivo perché, diciamo, del mestiere, ok? Quindi ho approfittato, tra virgolette, quindi sappiate che quando i miei genitori mi condividono il loro mestiere sono consumati praticamente, io me ne approfitto sempre. No, sto scherzando, è chiaro, si apre una grande collaborazione, questo fa parte anche del risultato della fiducia di cui vi parlavo prima. E quindi ho avuto questo materiale prova, diciamo, grazie a loro. Ma l'Impara Digitale ha creato l'aula immersiva, di cui, come vi ho già anticipato, manderemo presto dei videoclip, li condivideremo sui social, sul sito di Impara Digitale. Troverete tra l'altro tutti i riferimenti a questo modello in modo più approfondito. Faremo anche i corsi, come vi abbiamo già detto. Ma ci sono anche delle scelte progettuali che si possono fare. La scuola può investire, vi assicuro che questi proiettori interattivi, questi videoproiettori, non costano tantissimo,
è dentro dei PON, ad esempio, quindi bisogna anche indirizzare le scelte dell'animatore digitale, visto che ci sono degli animatori digitali qua dentro, e grazie di questa presenza, possono fare delle scelte diverse. Quindi noi abbiamo avuto tanti preventivi e alla fine non sono costati poi così tanto. Per creare un'aula immersiva ci vogliono massimo 3.000-5.000 euro. Ecco. Quindi dentro dei progetti PON, anche a livello di fornitura di strumentazione, ci sono, ce ne sono tanti. Allora si può, basta avere chiare anche le scelte di investimento della scuola. Dare voce alla scuola dell'infanzia vuol dire anche questo, lottare, portare avanti questi progetti, andare dall'animatore digitale ogni giorno a chiedere quando ci sarà il PON, partecipiamo per creare un'aula immersiva? E quest'aula che vedete qui, di cui vedete le foto, è comunque la mia aula quotidiana, è l'aula dove io lavoro, quindi l'aula può diventare polifunzionale, come dicevo, si può trasformare. Per questo si parla di ambienti di apprendimento componibili, scomponibili, destrutturati e ristrutturati continuamente. Spero di aver risposto. Lucia, sì, altra domanda, sì. Lucia, che mi sembra interessante tra tutte, che poi dicono insomma un po' più o meno sempre le stesse cose, dicendo che sono belle esperienze, qualcuno l'ha vissuta, qualcuno... poi invece questa domanda dice, ma dopo questa esperienza è fine a se stessa o viene rielaborata fuori da questa stanza delle meraviglie? C'è qualche cosa di fuori, una rielaborazione dell'esperienza? Assolutamente sì, c'è il momento della riflessione, della restituzione attraverso questi feedback che poi possono avvenire anche appunto in un secondo momento, perché è importante anche... dare il tempo ai bambini di metabolizzare, di assorbire e di rielaborare queste risposte attraverso i loro feedback in circle time, in dei momenti, o anche attraverso delle rappresentazioni grafiche, grafico-pittoriche. Si può avere tutto dai bambini in tanti modi creativi che ora qua non mi permetterei mai di suggerire, ci mancherebbe, ma... attraverso poi questa restituzione nasce una nuova esperienza laboratoriale. Quindi da un semplice input che può essere dato appunto anche semplicemente dall'ascolto della musica, dal percepire gli odori, da lavorare con i sensi, dalla proiezione di immagini, i bambini entrano in questo mondo e ne aprono tantissimi altri. E sapete bene che è davvero così. Bene, io vado avanti. Direi di sì, Lucia, anche perché comunque è quello che dice. Stiamo andando sì. Proprio a sprombattuto, perché questo materiale che vi stiamo presentando, scusatemi ma sono in un'aula in cui si spegne la luce, beh non importa, mi vedete lo stesso, e è materiale che potrebbe essere di un corso di aggiornamento anche di 12 ore. Quindi stiamo andando molto 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 veloci, poi se avete appunto voglia di approfondire ci seguite sempre sul sito di Impara Digitale, lì trovate dei corsi di aggiornamento più specifici e potete approfondire questo argomento o altri insomma. Comunque Lucia vai perché siamo in ritardo e abbiamo ancora tante cose. Aspetta che mi alzo perché alla scuola nuova c'è la luce a tempo. Digitale consapevole, altro pilastro. Cosa vuol dire consapevole? Il digitale sappiamo che è innovazione, sì, sappiamo che bisogna educare i bambini all'utilizzo degli strumenti in modo consapevole, bisogna lavorare tanto con i genitori per essere collaborati dai genitori e collaborare con loro per un'educazione all'utilizzo consapevole degli strumenti. Ma cosa vuol dire per noi consapevole? E cioè... che oltre a essere un arricchimento che può rendere l'attività in classe più coinvolgente, motivante, il digitale è consapevole perché rende il bambino protagonista e non semplice fruitore dell'apprendimento, e non semplice fruitore passivo dell'utilizzo dello strumento. I bambini
possono utilizzare il digitale per creare app, per creare storie, per creare, fare ed essere creativi all'interno di un progetto, all'interno di un progetto di apprendimento. E bisogna anche stimolare questi talenti, perché i bambini, basta dare ai bambini un piccolo stimolo, e voi sapete meglio di me che loro possono sviluppare tutte queste intelligenze. Qui abbiamo inserito le 5 intelligenze di Gardner, quelle più importanti, perché lui ne ha elaborate 10, sono le 5 menti. L'intelligenza è un potenziale, scusate, applicato a un contesto, dice Gardner. E allora, digital storytelling, coding, LIM, utilizzo della LIM, ci sono tantissime applicazioni che possono anche creare i bambini stessi. E allora il digitale diventa consapevole se ogni singola attività che prende in considerazione, non necessariamente il digitale deve essere utilizzato costantemente. Il digitale è uno degli strumenti, è uno degli attrezzi che noi abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi quotidiana. Possiamo scegliere, chiarezza nelle scelte, scelte consapevoli da parte degli insegnanti, perché ci chiediamo dove vogliamo arrivare con l'utilizzo di questo strumento. Perché prendiamo in considerazione il cellulare, il tablet, quell'applicazione o quell'altra? Che obiettivi ben precisi voglio raggiungere attraverso l'utilizzo del digitale? A quali bisogni può rispondere, visto le esigenze che sono venute fuori osservando i bambini? In questo senso, inserito in un contesto progettuale. E allora, altra domanda diretta. Come rendete oggi i bambini consapevoli? Questa è rivolta sia agli insegnanti che ai genitori. Come rendete consapevoli i bambini dell'utilizzo e della funzione del digitale nelle loro vite? Domandona. Qualche secondo. Io nel frattempo leggo le chat pregresse. Sì, mi sono permessa di rispondere velocemente perché era una domanda molto veloce, puoi rispondere. Due domande consecutive sono state fatte, dove si scrive con quanti bambini si può lavorare in un'aula così. Si può lavorare in piccolo gruppo, ma si può lavorare anche con tutta la sezione, non c'è una regola. Poi lì dipende dai bambini, dall'insegnante, da tante cose. Assolutamente sì, e non occorre un'aula grande. La mia aula è piccola, L'aula in cui lavoro io è piccola. Non so te, Cristina, ma è piccola comunque. Sì, non sono aule chissà che. Esatto. Ok, dobbiamo rendere prima consapevoli i genitori, sì, esatto. C'è un lavoro costante che va fatto con i genitori. Perché nel momento in cui, per fare un esempio concreto, all'uscita vediamo quel genitore che già dà alla prima richiesta al bambino il proprio cellulare in mano, è chiaro che ci poniamo delle domande, è chiaro che sappiamo da dove partire. Piccoli approcci, nel senso che uno degli strumenti, non lo strumento principale, condivido in pieno, l'abbiamo anche detto, è uno degli strumenti che possiamo decidere di scegliere per quell'attività, per quel percorso, quel giorno, quel momento, come anche di non scegliere. Usando gli strumenti tecnologici per imparare, non solo per passare il tempo come spesso fanno a casa, esattamente come abbiamo detto, i bambini diventano attori protagonisti, non sono dei fruitori passivi. Bisogna provare a far vedere i risultati, i genitori apprezzano, d'accordissimo, bisogna fare queste esperienze, poi bisogna condividerle assolutamente con i genitori. I genitori devono essere partecipi in questo senso e possono, credeteci, possono anche ricredersi su tante cose che a volte sono inevitabili. Sì, infatti bisogna provare a far vedere i risultati, i genitori apprezzano. È la stessa cosa che dicevamo prima quando parlavamo di guadagnarsi la fiducia della famiglia, di come conquistare la famiglia. Questa è una buona modalità, fare vedere i risultati
i genitori apprezzano, appunto, come avete scritto voi. Proponendo un nuovo uso dello strumento digitale che sicuramente non è lo stesso uso che fanno a casa, benissimo, è importante non considerarlo un sostituto della presenza dell'adulto, un mezzo per occupare il tempo quanto uno strumento usato con un fine. Esattamente, Francesca. Consapevole è una parola difficile, ma almeno si può usare per capire che con il digitale non si fa solo riempimento di tempo vuoto, ma si possono fare cose costruttive e interessanti. Io i bambini creo libri digitali, benissimo, assolutamente sì. Nel momento in cui i bambini si vedono protagonisti, allora anche loro possono vedere il digitale con altri occhi. Un giorno, e così poi passiamo avanti, è venuto poi un bambino a chiedere: maestra, me lo scrivi il nome dell'app che abbiamo usato, così poi me la faccio scaricare a casa da papà? Questo è stato un feedback importantissimo. Vuol dire che attraverso l'esperienza, l'esperita in classe, questo bambino ha capito cosa vuol dire essere protagonista, cosa vuol dire costruire, creare e non solo essere passivo. Vado avanti, Cristina? Sì, c'è una domanda a cui ci tenevo a rispondere, perché chiede quali app o quali programmi possiamo consigliare. Allora, qui si apre un mondo, vero Lucia? È immenso. Sì. Non è questa la sede. Siamo in difficoltà a rispondervi adesso, non è che vogliamo non rispondervi, però vedete mancano 5 minuti per il termine che ci hanno prefissato, poi non so se ci tagliano, se ci lasceranno andare. Quindi io vi invio proprio sul sito di Impara Digitale, perché lì trovate degli spunti e sicuramente vi si aprirà un mondo. Visitate il sito di Impara Digitale. Sì. Non solo questo, ma anche aggiungo, Cristina, che sul sito trovate anche le linee guida di questo modello, trovate anche delle slide che potete anche scaricare sul modello, è una presentazione ufficiale, diciamo, e saranno anche attivi presto dei corsi adatti proprio, anzi fate queste richieste, così noi di Impara Digitale possiamo rispondere attraverso dei corsi veri e propri, anche per quanto riguarda gli applicativi da utilizzare nel digitale consapevole. Vado avanti. Vai. Ok, qui si apre una piccola finestra sul tempo, ed è, vado velocemente, il tempo è molto disteso. Le routine sono intese non solo come tempi ripetuti in maniera meccanica, ma sono intese con un valore pedagogico formativo importantissimo. È una punteggiatura che scandisce i tempi, è un punto di vista fermo per i bambini, dà una struttura interiore, una possibilità organizzativa interiore della costruzione del sé. Il tempo è scandito dalla curiosità, non ci sono attività standardizzate, non c'è un programma da seguire già che abbiamo una settimana prima, neanche il giorno prima, a volte il lavoro viene svolto sulla base di ciò che arriva al mattino. È chiaro, una guida, un'idea c'è, ma nel momento in cui i bambini arrivano, è chiaro che poi bisogna contestualizzare alle richieste che fanno in quel momento. Il clima quindi è disteso, e questo clima disteso facilita le attività, diventano più qualitative, non quantitative. Non siamo nell'ottica del fare, 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 siamo nell'ottica dell'essere, come abbiamo detto prima. Quindi il tempo bisogna ascoltarlo e bisogna anche accettare quei momenti di vuoto, quei momenti che ci fanno fermare, respirare e ascoltarci e ascoltare i bambini. E allora, accanto al tempo, quindi, come vi ho detto, non ci sono le attività precostituite, e allora non ci sono guide in questo modello di cui avvalersi, poiché le uniche guide su cui si lavora sono i bisogni dei bambini, le loro richieste, sia espresse che inespresse. Non ci sono schede didattiche predefinite standard, ma le schede si costruiscono insieme ai bambini. Non ci sono i libri già, diciamo, commercializzati, ma i libri operativi sono autoprodotti, sono cucinati a mano, elaborati con i bambini, perché così
si apre la porta alla creatività, all'operatività e alla libera espressione. E allora domandiamoci di nuovo insieme, altra domanda. Il tempo, lo ascoltiamo? Riusciamo ad ascoltare il tempo? Oppure non ci fermiamo mai nel nostro lavoro e nella nostra quotidianità? Ricordiamoci, rispondo dopo, va. Le schede. Ci siamo mai chiesti a cosa servono le schede? Veramente? E adesso chiediamoci, a cosa non servono le schede? Questa è una domanda bomba, eh? Una domanda provocatoria. Ne siamo coscienti. È stata una scelta consapevole. Bene, bambino protagonista, digitale come risorsa. Io vado leggendo sempre le chat precedenti. Tempo, tempo, tempo che ci rincorre. Ma noi accettiamo quello che arriva. Ecco che arriva qualcosa. Sì, ancora riferita al digitale, sicuramente potenziamento. Condivido pienamente, purtroppo molte colleghe sembra facciano la corsa alla produzione, d'accordissimo. Come far capire l'importanza del tempo rilassato? Cristina, grazie di questo feedback, grazie tante, ci fai sentire meno sole. E allora, è vero, anche noi siamo attorniate da insegnanti che vogliono sempre stare solo sul fare, perché non si fa attenzione al processo di apprendimento, si fa più attenzione al prodotto. Se invece spostassimo l'attenzione dal prodotto al processo, quindi a tutto ciò che c'è in mezzo tra l'input che diamo, lo stimolo che diamo, è il prodotto finale, che non è lo scopo. Lo scopo è tutto il processo che ci sta in mezzo, tutto ciò del come i bambini arrivano a quell'obiettivo, a quel traguardo di competenza. Parliamo di competenze, non parliamo di oggetti, non parliamo di, scusate, permettetemi, di lavoretti, che sminuisce la grandiosa operatività dei bambini. Parliamo di grandi lavori, di grandi lavori interiori di crescita, di grandi percorsi. E perché nel tempo, ricordatevi che fermarsi è già produzione. Non ci riflettiamo su questo. La gallina, permettetemi, produce uova. E la gallina le cova però, prima che siano pronte per noi, le cova, sta ferma. Cosa fa la gallina mentre cova? Nulla, sta ferma. E nel momento in cui cova, nasce una vita. Cioè, vedete com'è importante il fermarsi invece. Il fermarsi è creativo, sembra un paradosso, ma è così. Qualcuno parla, Lucia, di pensiero divergente. Sì. Sono tutti d'accordo che le schede non le vogliono, non le usano. C'è chi le usa come carta di riciclo. E quindi parlano del bambino al centro del processo di apprendimento. Sì, sono tutti d'accordissimo con noi, insomma. Benissimo. Bene, questo è già nasce come tavolo aperto. Ho visto solo qualcuno che dice provocatoria, così provocatoria che preferisco non rispondere. Accettiamo anche questo, ma ci mancherebbe. L'importante è che ce la facciamo però questa domanda. Questo è l'intento di questa domanda, porsela innanzitutto. Ok, quindi per sintetizzare, gli indicatori dell'innovazione di questo modello, collegialità, progettualità condivisa,
coinvolgimento delle famiglie, docente facilitatore, protagonismo dello studente, metodologie trasversali, ambienti di apprendimento immersivi, digitale, multimodalità, tempi senza tempo, gestione dell'ansia, accettazione del vuoto, aspetti emozionali, consapevolezza di sé, ascolto del respiro, e lo dico lentamente, possibilità di esprimere se stessi, visione interiore. E con questo vi ringraziamo. Vi chiediamo semplicemente, velocemente, proprio deve essere una carrellata di risposte veloci. Intanto vi lasciamo con questa frase: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nel vederle con altri occhi, con occhi nuovi, e questo è il grande vostro. Ma se adesso vi chiedessimo, vediamo se riesco a condividervelo subito, se ce lo permettono, scusate. Copio il link in chat. Il link in chat. Vi chiediamo di aprire questo link e di scrivere le vostre parole chiave di ciò che vi portate oggi. Dite almeno se si apre il link. Lo mando in presentazione, così lo vedete. Dovete copiare questo codice 9440432. Lo scrivi in chat, Cristina? Aspetta, perché ero entrata, stavo scrivendo anch'io le mie parole. Dimmi. 9440432. 432. Ok. 94 40 43 2. E così cominciano ad apparire le parole, si vede una nuvola che si costruisce da sé grazie al vostro contributo. Tempi distesi in accordo con quelli del bambino, assolutamente sì, rispettare sempre e comunque i tempi del bambino. Cosa vi portate oggi? Sicuramente il tempo non è stato così disteso come propone il modello, però speriamo di essere arrivate in qualche modo. Pausa, condivisione. Bene, 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 andiamo avanti. È un ritorno di voce, se cortesemente potete chiudere i microfoni. Non so se dipende da voi. Sì, nel frattempo rispondo a un'altra cosa che avevo visto prima e a cui non abbiamo risposto. Chiedevano, Lucia, dove trovano queste slide. Io ho scritto ancora di presto, però poi probabilmente altri si sono aggiunti. Avevo scritto che troverete la registrazione di questa... di questo tavolo, di questa discussione, di questa chiacchierata che ci siamo fatti, la troverete sempre sul sito di Impara Digitale. Troverete in realtà una parte proprio dedicata all'intera giornata di oggi, all'intera giornata degli Stati Generali, quindi vi troverete un po' di tutto e cercherete questo tavolo, lo trovate. Bene, vedo che la nuvola si va componendo, anche se qualcuno ha preferito forse scrivere in chat, se potete scrivete attraverso quel link di Mentimeter, in modo tale che sia più ricca di parole questa nuvoletta. Leggo comunque quello che avete scritto, innovazione, ascolto, benissimo, conferme, bene, tanta voglia di cambiamento. Niente link, non si apre. Ho avuto la possibilità di conoscere un metodo interessante. Interessante avere ottimi spunti. Grazie, grazie tante. Bene, tempo e spazi, tempi distesi, empatia, consapevolezza, conferme. Come vi ha detto Cristina, avrete tutto attraverso la registrazione di questo incontro.
Vi ringraziamo caldamente della vostra partecipazione. Scusate se non siamo state esaustive, ma speriamo di essere arrivate intensamente al vostro cuore e alla vostra mente. Un piccolo semino. Esatto, esatto. Le mie colleghe ed io non ci sentiamo più sole. Grazie anche noi. Anche noi. Bene. Ascolto dei piccoli per come inizio per nuovi orizzonti. Grazie a voi. Tempo rilassato, quotidianità. Sta arrivando tanto, eh? Riflessione, spunti, rispetto. Assertività, autostima, aula immersiva, collegialità, relax, apertura, cooperazione. Bene, 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 bene. Grazie veramente di cuore. Siamo contente di spenderci per condividere, per diffondere il più possibile un nuovo modo di essere scuola dell'infanzia. Ed è una scuola molto alta. Vi ricordo sempre che non perché siamo scuola di base vuol dire solo che siamo nella posizione più in basso. Siamo alla base, siamo le fondamenta dell'istruzione. Non dimentichiamocelo mai. Non dimentichiamo mai chi siamo. Diamoci valore come scuola dell'infanzia. Dipende da noi, eh? Dipende da noi. Cristina, io non so fino a che punto possiamo andare avanti, ma io ti ringrazio sempre. Ha scritto il tecnico e ha scritto senza fretta, quando avete terminato potete uscire, penso io, a chiudere. Benissimo, ok. Allora diteci pure se c'è qualcosa che vi preme, ma vedo che questa nuvola sta diventando ricchissima e speriamo che possa anche produrre così tanta acqua da innaffiare la scuola dell'infanzia, da innaffiare questo semino. Mi dispiace, no? Il link magari lo vuoi rimettere in chat un attimo, Cristina? Può darsi che qualcuno se l'è perso? Il link del Mentimeter. Sì, stiamo mettendo il link, Francesca. Io ho il piacere di vivere questa realtà quest'anno. Ok, Francesca Trabocchetto è la mia collega di sostegno. Bene, grazie Francesca. Bellissimo e costruttivo incontro. Esatto, è vero, è verissimo, Carmela. È una scuola, è un ordine di scuola che non ha il giusto riconoscimento e per questo esistiamo. Bene. Con questo vi salutiamo, grazie veramente di tutto e speriamo di vederci presto. Seguiteci sul sito di Impara Digitale, sulla pagina Facebook e su tutti i nostri canali. Presto avrete tante restituzioni, intanto grazie di quella che avete dato a noi. Grazie Cristina, sempre. Grazie a te Lucia e grazie a tutte per essere state, sì, per averci dato qualcosa, perché per me Lucia ogni volta che incontriamo le colleghe ci date sempre degli spunti diversi, ci date l'energia per andare avanti. Benissimo, arrivederci a tutti. Buon weekend, riposatevi. E a presto, eh. Ok, qui vedo che continuano ad esserci. Buona serata, grazie a voi. Un'iniezione di coraggio, bellissimo questo feedback.
Grazie, grazie, grazie.